Amici, buongiorno. Si sta partendo in questo momento direzione Padova, anzi, mi correggo, direzione Bergamo, per andare a prendere il nostro super mega ospite, che ancora non vi dico nulla chi è, lo vedrete prossimamente nel video. È un super ospite, un super amico, e oggi faremo bordello, casino, perché a Padova ci siamo là tutti. Oggi ci divertiamo. Non è che ci divertiamo? Sì. L'ingresso del Guitar Show. Qui siamo praticamente alle porte. Iniziamo subito a farvi vedere uno stand di un liutaio. Sono chitarre veramente strepitose, fatte in maniera pazzesca, molto molto belle. E passiamo a questo stand, che è un grande amico di Umberto Ronco. Ormai chi ha visto dei video precedenti ha già capito che abbiamo passato tutto il weekend insieme a Umberto. È stato un weekend fantastico. Questo era un suo amico, praticamente, dove produce plettri per chitarre e per bassi. Un artigiano fantastico, con dei plettri eccezionali, e devo dire che li sto usando e sono fighissimi. Continuiamo sempre a camminare tra gli stand. Questa è la Bass Domus, fantastica. Qui abbiamo Ceccarini con delle chitarre headless, bassi esagerati anche qua, fantastico. Ed eccoci arrivati allo stand Ibanez. Tutti gli anni io approdo sempre in questo stand, ma adesso vi sto facendo vedere una cosa veloce dello stand, poi ci ritornerò a farvelo rivedere. Guardate qua le Prestige, che belle chitarre, che colori pazzeschi. Questa è la chitarra dei Kiss, per chi non lo sapesse, penso che ognuno di voi lo sappia. L'hanno fatta sia in Sunbuster, e quell'azzurro fantastico. Guardate questa hollow body, che meraviglia, che colori, che legni, chitarre magnifiche. Chiaramente adesso ritornerò a farvi vedere la Prestige, guardatela. Questa è la 7 corde, chiaramente per il metal è il suo pane. Guarda quanto è sottile. Il tipo di verniciatura Worn mi fa morire, è veramente meravigliosa. Tastiera fantastica, molto molto bella. Una chitarra super veloce questa. Ma Ibanez quest'anno è uscita appunto con dei modelli strepitosi. Questa è la 8 corde, la linea Gio è migliorata parecchio. Poi vi consiglio di andare a vedere il canale di Umberto Ronco, perché lui ha fatto delle interviste pazzesche sull'Ibanez, favolose. Mi giro ed eccoli qua. Plick the Peak sono i plettri che io ultimamente sto utilizzando tantissimo, mi trovo benissimo. È stato un piacere conoscerci di persona, perché prima avevamo solo chiacchierato via mail e messaggi. Persone squisitissime. Lui, quello che sto inquadrando in questo momento, è un personaggio fantastico. Il titolare è sempre alla ricerca di innovazione di plettri per agevolare il chitarrista. Sono plettri fatti praticamente con stampanti 3D. E guardate questo plettro, ovviamente l'hanno ingigantito per farvi vedere appunto il tipo di plettro. Poi adesso hanno creato questo plettro con il forellino in mezzo per agevolare appunto la tenuta del plettro, per non farlo scivolare, no? Quindi il foro va a toccare la pelle, come se voi non avreste un plettro in mano, ma è praticamente le due dita si toccano, il plettro non scappa più, c'ha questa, vedete com'è molto sagomato, e fa proprio il discorso
della curvatura per rimanere più attaccato alle mani. Guardate questi passi headless, io non vado matto, però insomma meritano una guardata. Questo era uno stand di molto vintage, con tutte le cose dal vinile ai pedali vintage, chitarre usate, con dei prezzi. Quest'anno devo dire che ho trovato, a differenza dell'anno scorso, dei prezzi più abbordabili. Arriviamo allo stand della Taylor, che veramente hanno fatto uno stand enorme, gigantesco, ci facevano provare le chitarre bellissime, e qua partiamo praticamente con Tommasone, che ha preso uno spicchio di fiera. Guardate che belle queste 335, prezzi chiaramente non ve lo sto neanche a dire, perché c'erano dei prezzi allucinanti, ma sono tutte chitarre molto ricercate, con degli anni particolari. C'erano chitarre degli anni 50, degli anni 60, tutte tenute veramente in maniera maniacale, molto belle. Questa 335 con questo rosso satinato, veramente fantastica. Le SG doppie, le classiche SG, con alcune con il Bigsby, Stratocaster di ogni genere. Questa è una Gretsch, guardate che bella questa Gretsch, è fantastica. Alcuni potrebbero chiamarlo mostro, a me chitarre così mi piacciono parecchio. PRS, chi non conosce le PRS, Telecaster, Gibson, e poi chiaramente passiamo alle Risona, chitarre che fanno ricordare molto i Dire Straits. Qui invece siamo veramente ad alti livelli. Bellissima questa 335 con i P90, la Gold Top con i P90. Qua torniamo nel piccolo stand della PRS, e chitarre strepitose con dei colori magnifici, pazzesche, sono veramente molto molto belle. Sterling di Music Man. Music Man, qui c'è lo zampino di Leo Fender, quando hanno fondato la Music Man. Grandi strumenti musicali. Siamo sempre nello stand di Tommasone, eh? Notate quanto era grosso, cioè veramente quante chitarre ha portato Tommasone qui. Jackson, beh, una casa molto importante, con delle chitarre strabelle. Qui chiaramente siamo nel mondo di Van Halen e VH, quindi Super Strat, musica chiaramente di queste chitarre, il loro pane è fare metal. Qua invece siamo nel mondo Gretsch, cambiamo completamente genere e siamo sempre nel mondo di Tommasone. Guardate che bella questa qui a sinistra, la Gretsch Penguin, e poi la White Falcon, la sua particolarità, no? Il loro pick up Fingerstone, che hanno quel suono classico e particolare delle Gretsch. Fender a fianco, questa strato particolarissima solo con l'humbucker al ponte e il volume stop, appunto. Le Super Strat di quelle cattivissime, più che sufficiente quello che hanno. Bellissimo questo colore di questa Stratocaster, magnifica. Abbiamo, ecco, un'altra Super Strat con suo humbucker al ponte, classica Telecaster, Sunbuster, tutte chitarre veramente molto molto ricercate. Bravissimo Tommasone, ha fatto uno stand quest'anno al Guitar Show veramente esplosivo. Non mi potevo certo non fermare davanti alla Stratocaster di Steve Ray Vaughan, la riproduzione bellissima, fatta veramente veramente bene, con la firma chiaramente sulla paletta. Costo della chitarra, siamo sui 2700 euro praticamente, però è una chitarra che ne vale la pena, molto molto bella, impeccabile.
chitarre veramente stupende. La T-Line, anche Umberto è rimasto molto affascinato da questa T-Line con i P90, manico eccezionale, tastiera fantastica, il battibenna chiaramente, voi sapete che a me il tigrato, il tartarugato così non mi piace, però gustibus. Tutta la linea delle Telecaster, qui abbiamo questa vintage classic Telecaster, colore classico, bellissima questa Stratocaster color sherry, e qua passiamo poi alle Les Paul. Qua c'erano veramente dei prezzi allucinanti, siamo sempre nello stand di Tommasone, quindi fatevi un'idea quanto era grande lo stand di Tommasone. Chitarre Gibson, anche qua veramente di ogni anno, cioè aveva diversi anni di produzione, tutte veramente molto bene. Ho questo top fiammato, guardate che sono veramente, veramente belle. Qui abbiamo questa bellissima Gibson con i P90, strepitosa. Questa, vabbè, questo colore è magnifico. Questa è una Gold Top, come potete vedere. Ce ne sono pochissime di Gold Top di quelle, di questi anni qua, non se ne trovano molto. Anche perché poi dopo, negli anni, anche la Gibson è arrivata con i Sunburst. Questa è classica, la chitarra di Jimi Hendrix. E proseguiamo sempre alla carrellata delle Gibson SG con i P90, ne ho una anch'io verde acido di Warner. Line 6 e stand Yamaha. Anche quest'anno le Yamaha hanno portato delle chitarre fantastiche, una più bella dell'altra. Che dire, le Yamaha lavorano veramente veramente molto molto bene, sono delle gran belle chitarre, meritano. Qui andiamo su uno stand dove aveva alcune chitarre molto belle, particolarissime, ma siamo da Piazzo. Anche lui ha praticamente messo uno stand fantastico, la Dofix con i pedalini per chi vuole ancora suonare in analogico. Fortunatamente io sono uno di quelli, esistono ancora aziende che investono la e soprattutto ci mettono anima e corpo alla ricerca dei pedalini. Beh, qua siamo un po' nell'artigianato puro e non potevamo fermarci nello stand Fractal dal nostro caro amico Marco Fanton. FGN ha tirato fuori delle chitarre strepitose, molto belle, con dei colori nuovissimi. Qui continuiamo ancora nello spazio di Piazzo, perché tutto questo palco l'ha preso lui, e qua ha messo delle D'Angelico che potevamo salire sul palco, provarle, avevamo la possibilità di provarle. Tutta la linea amplificatori Markbass, questi sono i cabinet 412, insomma c'era di tutto. Piazzo ha voluto fare un bel angolino molto bello dedicato alla Eco, che merita. Dietro vedete la Eco Stratocaster come ho anch'io. Ed eccoci arrivati alla reference, i cavi reference. Ho fatto un video su questi cavi che insomma merita veramente tanto come cavo, a parer mio made in Italy, ottimi cavi. Eccolo qui, l'ultimo cavo è uno di quelli che io ho appunto fatto il video, che per lo più è un cavo che mi ha omaggiato mio caro amico Andrea di strumenti musicali Firebird.
molto bello, un cavo che mi trovo molto bene. Rieccoci a visitare uno stand dove producono appunto pedalini per gli amatori come me dell'analogico, e la Revstar della Yamaha messa qui così, una chitarra strepitosa. Questo è un altro stand che vendeva chitarre usate, ripeto, si chiama Giro di Do. Quest'anno ho trovato chitarre, stand usato, con dei prezzi intelligenti, finalmente. Qua ci troviamo allo stand Ortega, piccolo stand, belle chitarre, fantastico. Questa Resonant è magnifica, piccolina, era molto piccola come chitarra, piaciuta tanto, una risonanza bella. Umberto l'ha tirata su un attimino, ha fatto un giretto veloce e aveva un suono fantastico. Qua siamo a uno stand vintage, uno stand importante, che dove aveva chitarre veramente strepitose, con prezzi veramente da far girare la testa. C'era appunto una Les Paul, vedete lo stemma del vintage. Qua siamo sulla linea Fender, tutte chitarre non in vendita su questo stand, ma le ha portate per farci del male. Oh, qui abbiamo Biasi Betti, lui praticamente è un fenomeno, dai flipper ricava praticamente queste meravigliose chitarre che sono bellissime, io mi è piaciuto molto. Artigiani con Telecaster che mi hanno lasciato senza fiato, questa io ne sono rimasto innamoratissimo. Qua praticamente passiamo allo stand della Aviator, chitarre più che altro metal, molto veloci, cattive, con dei pick up veramente molto cattive, che buttandoci su il gain, queste sono molto aggressive come chitarre, suono pazzesco. Questa mi è piaciuta in assoluto, veramente molto molto bella, fatta molto bene. Altro stand che mi ha fatto veramente impazzire, Artelab Guitars, guardate che chitarre. E qua mi sono soffermato a vedere queste due Telecaster, che veramente fatte in maniera pazzesca. Guardate questa, che meraviglia, che manico dietro, che lavorazione. Sono rimasto basito su questa chitarra, veramente. A fianco a questo stand c'era il nostro amico Alessandro Barbetti, Gas Tube, che poi ci siamo ritrovati nello stesso albergo e abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere. È sempre un piacere parlare con lui, una persona squisitissima. Altro stand, ma è sempre Piazzo, con le sue D'Angelico che ha portato, con dei suoni, questa è stata strepitosa, un suono pazzesco. Eccoci ritornati allo stand di Yamaha, sono voluto tornare perché precedentemente non ero riuscito a farvi vedere bene le novità. Guardate che meraviglia, il colore, questo nero è fantastico, è veramente stupefacente. Altro stand di qualità, e sono ritornato subito dopo allo stand di Tommasone perché mi ero perso alcuni pezzi. Umberto mi ha fatto giustamente ricordare che non avevo fatto vedere completamente tutto lo stand, quindi ho detto va bene, dai, ritorniamoci e li facciamo vedere ai nostri amici. Chiaramente la Steve Ray Vaughan, ragazzi, io sono rimasto esterrefatto di questa chitarra, guardate che meraviglia. E sono ritornato nel punto Grece perché la Penguin
Infatti adesso guardatevi, vado di vicino, mi giro, ve la voglio far vedere bene con questi paisley quanto è rifinita bene questa chitarra. BHI, sempre con gli headless, quest'anno ce n'erano un bel po', a me non piacciono. E andiamo a, vuol dire, concludere con le tracolle, e qua veramente follia allo stato puro. Ed eccoci alla conclusione di questo meraviglioso sabato 18 maggio al Guitar Show. Grazie per aver seguito questo video, spero di non avervi annoiato e che vi sia piaciuto visitare così brevemente la Fiera di Padova. Vi aspetto l'anno prossimo qui a Padova. Amici, lunga vita al blues.